Ciao, sono Francesco e oggi ho un messaggio motivazionale per te. Anzi, più che motivazionale, ispirazionale. Ma qual è la differenza tra motivazionale e ispirazionale? Beh, la motivazione è qualcuno che cerca di farti fare qualcosa. È qualcosa che ti muove ma che sta all'infuori di te. E il mio obiettivo, più che fare questo, più che muoverti dall'esterno, è aiutare te stesso a muoverti dall'interno. Quindi creare ispirazione, che significa in spirit, dentro lo spirito, è risvegliare qualcosa che è già dentro di te, ed è questo che voglio fare qui in questa lezione. E tra poco capirai davvero perché è così importante avere ispirazione tutti i giorni, ma prima lasciami prendere un piccolo sorso di acqua. Ok, so che sembra passato molto tempo, ma in realtà sono passati solo pochi secondi. E adesso io ho una domanda per te. Dimmi un po', mentre io bevevo quest'acqua, ti è per caso venuto in mente che anche tu avresti gradito un bicchiere d'acqua? E nel caso non sia successa questa cosa, non è che per caso lo stai pensando proprio adesso che ti piacerebbe avere un po' d'acqua? Vedi, ti assicuro una cosa, tu non ti sei accorto del fatto che io stessi bevendo dell'acqua, almeno non l'hai visto, magari mi hai sentito deglutire, ma non ero lì presente con te. E in soli pochi secondi è successo qualcosa, sei stato condizionato, sei stato influenzato da quello che io stavo facendo attorno a te e ho influenzato i tuoi pensieri bevendo dell'acqua a centinaia, magari migliaia di chilometri di distanza da te. E in pochi secondi ho cambiato il tuo modo di pensare. Perché ho fatto questo? Beh, voglio farti una domanda. Quanto pensi che ti influenzi tutto quello che hai attorno a te? La televisione, i tuoi amici, quello che ti dicono le persone, la tua famiglia, i media? Sono sicuro che sarai d'accordo con me che ha davvero molta influenza, che tutto quello che abbiamo attorno a noi ci influenza e ci può influenzare positivamente o negativamente. La domanda numero due che voglio farti è: pensi che quello che c'è attorno a noi ci influenzi più positivamente, ci ispiri a vedere le possibilità e quello che possiamo davvero fare, a dare il meglio di noi ogni giorno? O che la tendenza della società e della nostra cultura sia un po' quella di despirarci e di tirarci giù di morale, di dirci tutto quello che non possiamo fare? Beh, vedi, a me sembra soprattutto che viviamo in un mondo in cui ti viene detto cosa non puoi fare, chi non puoi essere e tutta una serie di questo genere di cose. Ed è per questo che credo che sia importante ispirarsi e avere ispirazione tutti i giorni. Infatti, una vita senza ispirazione, secondo me, non è neanche degna di essere vissuta. Ed è per questo che quando vedi qualcosa che ti piace, qualcuno in TV, qualche tuo eroe, qualche tuo modello, è qualcosa che ti fa battere il cuore, lo senti dentro di te, perché secondo me dentro di te, da qualche parte, c'è qualcosa che ti dice che anche tu potresti essere grande e rivederlo negli altri perché lo stai riconoscendo anche in te stesso. Ma quante delle tue giornate le vivi ispirato? Quante delle tue giornate hai qualcosa che ti ispira, che poi ti fa effettivamente agire su quell'ispirazione? Guarda, hanno fatto uno studio al Massachusetts Institute of Technology, una delle università più prestigiose del mondo, e si sono accorti di un fatto molto particolare, che per ogni volta che un individuo riceve un feedback negativo e quindi gli viene detto, per esempio, che tu non puoi fare qualcosa, ti viene detto tu non puoi farlo, allora avrai bisogno di 16 input positivi, solitamente da diverse fonti, che ti dicono invece che tu puoi farlo per neutralizzare l'effetto negativo di quel singolo tu non puoi farlo. E che cosa significa questo? Che per ogni volta che ti viene detto che tu non puoi fare qualcosa, che tu non sei abbastanza bravo, che non è possibile, hai bisogno di ben 17 input positivi per andare nel range positivo della positività. Quindi per ogni tu non puoi farlo hai bisogno di 16 tu puoi farlo per tornare in positivo, e sarà il 17esimo quello che ti cambierà la credenza, ti farà iniziare a credere che tu effettivamente puoi farlo. E la terza domanda che ti faccio a questo punto è: ma quante persone attorno a te ti dicono che tu puoi farlo? E soprattutto, per ogni volta che qualcuno ti dice che non puoi farlo, che la società ti dice che non puoi farlo, o se la credenza comune o l'ignoranza comune ti dice che tu non puoi, che non è possibile, quante volte hai qualcuno lì a fianco a te che ti dice che tu puoi farlo, che ti ispira a credere in te stesso, a trovare qualcosa dentro di te che ti dice che è possibile?
famiglia, 17 persone attorno che ti dicono che tu non puoi fare le cose, per una, se questa persona c'è che dice che tu invece puoi davvero fare tutto quello che vuoi. Per questo io credo che devi essere tu quella persona che ti dice che tu puoi farlo, devi essere tu il miglior amico di te stesso e tirarti su ogni volta che qualcuno ti tira giù. Infatti, vedi, ci sono due passi necessari per realizzare qualsiasi sogno. E il primo è credere nel sogno, il primo è credere che quella cosa sia possibile. E se sei qui, probabilmente ci sei già arrivato o non avresti fatto il primo passo di trovarmi e di essere qui ad ascoltare questo audio in questo momento. Ma il secondo passo, ancora più importante, è il credere che quel sogno sia possibile per te. Vedi, sono stato ispirato a lasciarti questo messaggio perché stavo rileggendo i miei diari e mi sono accorto di una cosa, che quello che io sto facendo adesso, il livello a cui ho portato il mio business adesso, avrei potuto farlo un paio di anni fa. E non l'ho fatto non perché mi mancassero le strategie o i metodi o le tecniche, ma soprattutto perché non credevo ancora abbastanza in me stesso. E penso che questa sia una cosa che accomuna la maggior parte delle persone: sapere che qualcosa è possibile, ma non sentire a un livello profondo, dentro ogni fibra del nostro essere, sapere che quella cosa è possibile per noi. E voglio raccontarti un'esperienza che ho trovato nel mio diario, alla quale penso tu possa relazionarti e possa dare un indizio del perché molti di noi non credono in noi stessi al livello che è necessario per ottenere le cose che vogliamo. E questa esperienza va indietro a quando avevo circa 18 anni. Infatti ho iniziato a leggere libri di crescita personale, a lavorare su me stesso fin da quando sono un ragazzino, fin da quando ero un teenager. Ma è quando ho iniziato ad avere 18 anni che ho iniziato ad avere l'idea di farne effettivamente un lavoro, una professione. E come molti ragazzi, quando hanno una nuova idea sono entusiasti di esprimerla, di condividerla, ma prima di testarla nel mondo reale, prima di andare a dirla a persone che non conosci, vuoi essere sicuro e vuoi andarla a condividere con le persone che ami, che ti vogliono bene e che pensi possono avere un approccio più morbido con te. Ecco, questo è quello che è successo a un pranzo da amici di Natale di un po' di anni fa, e io ho iniziato a parlare di questo mio desiderio di ispirare le persone. Non sapevo bene che cosa potevo essere, ma ho iniziato a parlare di questi concetti e fu un'esperienza molto molto deludente, perché mi aspettavo che le persone sarebbero state supportive ed entusiaste della mia idea, anche perché erano persone che comunque mi conoscevano, persone che facevano parte della mia famiglia, ma invece fu un'esperienza molto molto deludente. Ha creato molte tensioni da allora in avanti nella mia famiglia. La mia idea non è stata accolta bene, è stata criticata, mi è stato detto: ma cosa vuoi essere, un guru, un motivatore, non puoi farlo, e chi sei per farlo, non sei ricco, non hai una laurea, e tutta una serie di motivi per cui io non potevo essere e fare quella cosa. E questa è un'esperienza che ho trovato nel mio diario, ma in realtà mi sono accorto che da quel momento in avanti ci sono state moltissime altre esperienze di questo tipo, nel senso che ogni volta che io volevo condividere chi stavo diventando e cosa avevo in mente, anche perché sono fatto così e penso che molti di noi vogliono condividere i propri sogni, le nostre ambizioni con le altre persone, ma probabilmente molto molto spesso, come è successo a me, non veniamo supportati, anzi veniamo criticati. Dentro di me, probabilmente, il ragionamento che la mia mente ha fatto è stato: ok Francesco, anche le persone che ami, che ti vogliono bene, che ti conoscono, della tua famiglia, non sono disposte ad ascoltare quello che hai da dire, figurati delle persone strane e figurati se queste sarebbero mai disposte a pagarti. E vedi, questa penso che sia un'esperienza molto comune, ossia che quando inizi qualcosa di nuovo tu tenda a cercare le conferme dalle persone che ti sono più vicine, che ti vogliono bene, da cui pensi di avere del sostegno, dell'approvazione, e invece molto molto spesso non è così. E vedi, un po' di anni fa per me la critica e la negatività delle altre persone, i loro giudizi e le reazioni che avevano quando parlavo con loro mi spinsero quasi ad abbandonare i miei sogni. A un certo punto avevo fatto il test per entrare nell'università di medicina, perché mi avevano detto di trovare un lavoro sicuro, di essere un medico, che avevo le potenzialità di fare il medico, e quindi dovevo prendere una laurea e intraprendere questa via, avrei reso tutti felici e contenti, e stavo
davvero per farlo, ma per fortuna è successa una cosa e questa in effetti non è dipesa troppo da me, e chissà perché a volte le cose succedono al momento che succedono. Questa è una cosa che non so spiegare, ma sono molto grato del fatto che io avevo passato questo test per andare all'università di medicina, ma in quel momento è successa una cosa, ossia è entrata una persona nella mia vita, una ragazza di cui mi sono innamorato, e lei viveva in un altro paese europeo e quindi mi ha invitato ad andare da lei. E non ho neanche accettato il posto nell'università e sono partito, e questa è stata una delle prime persone che ha creduto in me, che ha visto in me qualcosa che io ancora non vedevo, e mi diceva che io potevo farlo, che sicuramente avrei avuto successo nel fare quello che volevo, che avrei ispirato molte persone. Ed è stata una delle prime persone che mi ha dato fiducia in me stesso, mi ha dato fiducia di provare, avevamo dei progetti insieme, poi non sono neanche andate a buon fine, ma è iniziato in quel modo, da una persona che ha iniziato a credere in me stesso. E fortunatamente negli anni successivi ho iniziato ad avere più conferme del fatto che il mio sogno fosse possibile per me, e non ho avuto solo esperienze negative, ho avuto clienti che iniziavano a pagarmi, persone che iniziavano ad apprezzare quello che facevo, e quindi le cose sono migliorate. E queste credenze dentro di me conflittuali, da una parte tutte le persone che mi dicevano chi ti credi di essere, cosa pensi di poter fare, o magari non lo dicevano, ma in qualche modo penso che lo sai anche tu, subconsciamente le credenze, le idee delle persone, dei loro atteggiamenti, penso che le assorbiamo in qualche modo. E dall'altra parte avevo queste esperienze positive che quindi mi spingevano e mi motivavano a dare del mio meglio. Ma nonostante tutto questo, mi accorgo ora, a posteriori, che tutte queste opinioni negative hanno avuto un'incredibile influenza su di me. E quello che voglio dirti in questo messaggio è che davvero tu non hai bisogno di nessun altro, non hai bisogno di validazione, non hai bisogno che qualcuno creda nel tuo sogno, anzi è normale che gli altri non lo credano, è normale che non lo vedano, perché non è il loro sogno, è il tuo sogno, è una tua creazione, e sei tu che hai l'opportunità di prendere questa cosa invisibile che sta nella tua mente e nel tuo cuore e renderla reale. E all'inizio non la vedrà nessuno, dovrai essere solo tu a credere in te stesso, e pian piano troverai più persone che ci credono. E ti dico un'altra cosa che per me è assurda, ma anche quando avrai risultati concreti e tangibili di quello che stai facendo, che per me vuol dire guadagnare facendo quello che faccio, vivere facendo quello che faccio, avere centinaia di clienti in tutto il mondo, ci saranno ancora persone che ti prenderanno per il culo, che ti criticheranno e che ti diranno che sì, è un momento fortunato, ma le cose prima o poi inizieranno ad andarti male. Vedi, le persone non lo fanno perché sono cattive, fanno il meglio che possono e ci sono dei motivi per cui lo fanno, ma non te lo dico per puntare il dito verso di loro, lo dico per porre la responsabilità su te stesso. Devi essere tu a credere nel tuo sogno, devi essere tu a vederti là dove vuoi arrivare. E c'è un esempio abbastanza facile da capire che io uso di solito quando parlo ai bambini, ed è questo: immagina che ognuno di noi abbia degli occhiali per vedere la grandezza, per vedere il talento, per vedere la bellezza delle persone. E immagina che tu hai un livello a 1000 di grandezza, ma i miei occhiali sono tarati al massimo fino a 10. Allora in quel modo non potrò riconoscere la tua grandezza, non potrò riconoscere la tua bellezza. E noi tendiamo a pensare che se gli altri non vedono quello che vediamo noi, se gli altri non riconoscono questa cosa in noi, allora non esiste, allora la rinneghiamo e la neghiamo, e quel sogno, quell'idea muore dentro di noi, e a un certo punto, dopo un po' di tempo, rimane un sogno lontano, un'idea che un giorno avevamo avuto. E ti dico un'altra cosa: le persone hanno questo metro limitato della grandezza, della bellezza, perché non riescono neanche a vedere loro stesse. Anche loro valgono 1000, ma non riescono a vedere la grandezza in loro stesse e si misurano da 1 a 10 anziché vedere che sono molto di più di quello che pensano di essere. E se non lo vedono in loro stesse, ecco perché non lo possono vedere in te. Non ti aspettare che qualcun altro riconosca o veda la tua grandezza. Devi essere tu il primo a credere con te stesso. Devi essere tu quella persona che dice: tu puoi farlo, tu puoi farlo, tu puoi farlo. E sono serio qui, intendo realmente. Inizia a parlare positivamente con te stesso. Dici, magari sembra una cosa assurda, come parlare con te stesso sembra un matto. Guarda, lo fai tutto il tempo. Nella tua mente ci sono delle voci che vanno, e voglio invitarti a sviluppare consapevolezza. Cos'è che ti dici la maggior parte del tempo?
Ti dici che sei un fallito, ti dici ma perché sbagli sempre, perché questo capita sempre a me. Ti dici hai visto, hai sbagliato di nuovo. O ti dici bravo, hai fatto qualcosa e non è andata proprio come volevi, ma la prossima volta andrà meglio. E in ogni caso congratulazioni perché hai fatto una cosa che prima non avevi mai fatto e quindi sei coraggioso e stai migliorando. Vedi, non dire non posso farlo, di sto migliorando, un giorno ci riuscirò, posso farlo. E queste conversazioni vanno nella nostra mente in automatico, non ci accorgiamo neanche che sono lì. E ti voglio dare qualche strumento per iniziare a creare vera ispirazione, vero potere nella tua vita a partire da oggi. E il primo è proprio questo, di iniziare a parlare con te stesso e dico realmente, prendere il controllo della conversazione che va nella tua testa. Perché hai visto tante delle opinioni, delle idee che hai che vanno in automatico nella tua testa, non sono neanche tue. Quindi inizia a parlare, a conversare in modo positivo con te stesso e all'inizio fallo in modo molto consapevole perché altrimenti la tua mente prenderà il suo pilota automatico e si parlerà come si è sempre parlata. E vedi, la conversazione più importante che avrai mai è una conversazione con te stesso. L'opinione più importante che avrai mai è l'opinione che hai di te stesso. E io intendo realmente, inizio a dirti posso farlo, posso farlo, posso farlo. Allena la tua mente a pensare in un modo positivo. E qualche persona dice, ah ma queste sono, scusami la parola, ma stronzate, new age e le affermazioni non funzionano. Beh guarda, proviamo una cosa. Ci sono cose che non si possono comprare, ma per tutto il resto c'è? Hai detto Mastercard, non è vero? E un diamante è? Per sempre. Altissima, purissima? Scommetto che hai detto levissima. Crudo, cotto? Sbaglio, hai detto gran biscotto. Guarda, se ci sono industrie pubblicitarie che spendono milioni, anzi miliardi ogni anno per creare slogan, è perché queste cose funzionano. Nell'allenarti a pensare in modo positivo con te stesso e farlo consapevolmente, allenerai la tua mente a stare in stati positivi la maggior parte del tempo. E quindi ecco perché serve ripeterti che tu puoi farlo e altre cose positive che magari ti insegnerò durante le prossime lezioni. Però tieni un linguaggio positivo con te stesso e questa cosa da sola inizierà ad allenare la tua mente a pensare in modo positivo. E se vuoi una spiegazione sul perché questo genere di cose funzionano, la prima è che se dentro di te hai delle voci negative che ti dicono che tu non puoi farlo, come hanno dimostrato in questo studio di cui ti ho parlato prima, hai bisogno di molte volte, molti input di qualcuno che ti dica che tu puoi farlo, e quell'input può venire anche da te stesso. E quindi immagina che dentro di te ci sia una voce che ti dica tu non puoi farlo, ma per ogni volta che tu senti questo tu non puoi farlo, tu sei lì che dici posso farlo, posso farlo, posso farlo, e un'altra parte di te dice no, non puoi farlo, non puoi farlo, non puoi farlo, ma quest'altra parte fa sì che posso farlo, sì che posso farlo, sì che posso farlo, e l'altra parte fa non puoi farlo, non puoi farlo, non puoi farlo, ma se tu continui con puoi farlo, posso farlo, posso farlo, posso farlo, e l'altra parte non posso farlo, non posso farlo, non posso farlo, tu fai posso farlo, posso farlo, posso farlo, allora a un certo punto l'altra parte della tua mente inizia, ok va bene, fai quel cavolo che vuoi, puoi farlo, va bene. Quindi il primo motivo è che con la ripetizione potrai collassare alcune idee, alcuni pensieri negativi che hai. La seconda cosa è che quando tu inizi a dirti posso farlo, posso farlo, posso farlo, non è solo un modo passivo, nel senso che non è che dici questa cosa e anche se non ci credi e quindi te la imponi e in qualche modo è tutto qui. Il fatto è che la nostra mente continua costantemente a farsi domande e quindi sia che tu ne sia consapevole o no, quando tu ti dici posso farlo, posso farlo, posso farlo, dentro di te la tua mente inizia a dirti perché posso farlo? Cosa c'è di buono in me che non vedo? Quali sono le prove, le evidenze, le referenze che questa cosa è possibile per me? Perché questo è quello che fa la nostra mente. Tende a cercare risposte a domande che facciamo e a confermare i suoi punti di vista. E quindi una cosa importante di questo tipo di conversazione con te stesso, di affermazioni, chiamale come vuoi, è che la ridirezionalizzano il focus della tua mente. E voglio farti fare un altro esperimento in questo momento. Adesso, guarda attorno a te e guarda tutte le cose che ci sono di colore marrone. Su, in fretta, in fretta, in fretta. Guarda tutte le cose che ci sono attorno a te che sono di colore marrone. Trova tutto il marrone che puoi. Ok, fermati adesso, chiudi un attimo gli occhi e dimmi tutte le cose che hai visto che erano di colore
Verde. Sì, ti ho ingannato. Ok, dimmi se ti ricordi qualcosa che hai visto di verde. E probabilmente se non sei in un ambiente che conosci già molto bene, come la tua stanza, la tua sala da pranzo, o un ambiente che conosci, probabilmente hai visto molte poche cose verdi perché la tua mente era focalizzata su qualcos'altro, quindi ha cancellato momentaneamente il verde che c'era attorno a te. Adesso ti chiedo di aprire gli occhi e di cercare le cose verdi che vedi attorno a te e dimmi se non vedi molto più verde di quello che vedevi nel tuo ricordo mentale. Probabilmente sì. Vedi, questo è il focus, questa è la nostra attenzione, dove poniamo la nostra attenzione. E la maggior parte delle persone si focalizzano su cosa c'è di marrone nella loro vita, e tu sai che cos'è marrone, giusto? E invece ci sono altre persone che si focalizzano su vedere che cosa c'è di verde nella tua vita, che cosa c'è di bello, per cosa sei grato. E quindi in questo modo, parlando con te stesso e adottando un linguaggio più positivo, riuscirai a iniziare a vedere ed avere più ispirazione nella tua vita. La seconda strategia che volevo darti per riuscire ad avere più ispirazione nella tua vita e a credere che quel sogno sia possibile per te è di nutrire e rafforzare la tua mente giornalmente. Infatti ti ho dimostrato già con due esempi, con l'esempio dell'acqua e con l'esempio di questi slogan, del come la nostra mente assorbe tutto e viene davvero condizionata da queste cose. E mi chiedo, ok, ma ti prendi del tempo per condizionare la tua mente nel modo in cui vuoi tu? E il mio invito è di prendere almeno 20 minuti, anche un'ora al giorno, anche di più, per lavorare su te stesso. E io ho una regola che è di leggere almeno 10 pagine di un libro che sia motivazionale, ispirazionale o comunque educativo ogni giorno, in modo da trovare in queste storie, in questi esempi, in queste metafore, dell'ispirazione, qualcosa che focalizzi la mia mente a guardare in modo positivo. Perché il mondo ti dà un po' indietro quello che tu dai al mondo. E se tu ce l'hai col mondo, il mondo in qualche modo ce l'ha con te. Ma se tu inizi a vedere ispirazione attorno a te e alleni la tua mente a vedere ispirazione, allora la tua vita prenderà tutta un'altra forma. Quindi, strategia numero uno, inizia ad avere un dialogo positivo con te stesso. Sii quella persona che dice che puoi farlo, puoi farlo, puoi farlo. E letteralmente ripetiti che puoi farlo. E ti accorgerai che se lo fai bene, se lo fai qualche centinaia di volte, arrivi a qualche migliaia di volte, ti troverai in una situazione in cui normalmente ti spaventi o sali su un pensiero che ti dice non puoi fare questa cosa. E ci sarà una lampadina nella tua mente che dice, ehi, aspetta un attimo, posso farlo. Magari non sai neanche perché, ma la tua mente avrà trovato delle ragioni sul perché effettivamente puoi farlo, avrà trovato dei punti di riferimento. E questo è il modo in cui il nostro cervello funziona. Strategia numero due, inizia a nutrire la tua mente con qualcosa di positivo tutti i giorni, inizia a ispirarti, a influenzarti, a risvegliare qualcosa di positivo dentro di te. E punto 3. Se mi dici, guarda, sì, Francesco, ma io credo nel mio sogno, penso che sia possibile, ma non credo pienamente in me stesso. O almeno voglio crederci, penso di crederci, ma dentro di me c'è qualcosa che mi blocca e lo sento, ed è così. Beh, in questo caso ti dico, prendi in prestito i miei occhi. E questo è quello che ho fatto io con quella ragazza che ha cambiato la mia vita un po' di anni fa. Ho preso in prestito i suoi occhi, mi sono fidato del modo in cui mi vedeva lei. E vedi, questo è quello che fa un buon coach, un buon mentore. Ti presta i suoi occhi affinché tu possa vedere in te qualcosa che ancora non vedi. E te li presta affinché tu non sarai in grado di svegliarti e di vedere che c'è grandezza dentro di te, che c'è bellezza dentro di te. E il mio obiettivo è farti vedere qualcosa in te che non hai mai visto prima. Farti vedere che tu puoi realizzare il tuo sogno, che tu puoi creare il tipo di vita che vuoi avere. Quindi prendi in prestito i miei occhi e tutti quelli delle persone che crederanno in te, perché saranno in pochi, ma non sarai più da solo e ti supporteranno. Taglia fuori tutto il resto, taglia il rumore, taglia le critiche, taglia i giudizi e prendi solo quello che c'è di positivo attorno a te, prendi solo il riconoscimento delle persone che ti dicono sì che puoi farlo. Il tuo sogno è possibile ed è possibile per te. Non mi ricordo dove, ma ho letto una volta, fai la guardia alle porte della tua mente. È questo che devi fare, fai la guardia alle porte della tua mente. Stai attento a quello che lasci entrare nella tua mente. La mente è come un giardino. Se pianti dei fiori, nasceranno dei bellissimi fiori. Ma se ci lasci cadere dei semi di erbaccio o di veleno, nasceranno delle erbacce dalle piante velenose. E spesso attorno a noi siamo pieni di semi di piante velenose, pieni di semi di erbaccio che ci distraggono dalle cose davvero importanti per noi. Cura la tua mente come un giardino, assicurati che solo semi buoni ci siano e se vedi dei frutti o delle piante che sono negative, estirpali subito. Quindi, ricapitolando, punto numero uno, inizia a parlare positivamente con te stesso e farlo in modo proattivo.
fallo in modo preventivo, non aspettare di essere nel problema, non aspettare di essere stressato per dirti che puoi farlo, dirtelo prima, condizionate te stesso e ti darò in futuro strategie più sofisticate per farlo, però volevo darti un'idea del cosa è possibile. 2. Allena la tua mente, nutrendola con libri, con ispirazione, con qualsiasi cosa che ti motivi. Ascolta della musica che ti motivi ogni giorno. Guarda un pezzo di film che ti motivi ogni giorno. Ascolta magari uno dei miei messaggi, uno degli altri messaggi delle persone che ci sono adesso in internet che possono motivarti o ispirarti. 3. Prendi in prestito gli occhi delle persone che vedono quello che ancora non sei. E non farti dire dagli altri chi o cosa puoi essere e chi e cosa non puoi essere. Vedi, è credere in te stesso che cambierà il tuo mondo. Vedi, è stato il credere in qualcosa che ha mosso le nazioni, che ha fatto scoprire all'uomo nuovi continenti, che l'ha mandato sulla luna. È stato il credere in qualcosa, è stato il credere in se stessi. E credere in te è quella cosa che ti porterà dove vuoi andare. Strategia numero 4. Tienitelo per te. Il tuo sogno, tienilo per te stesso, non da condividere con persone che non saranno supportive. E nella maggior parte dei casi significherà che il 99% delle persone non devono sapere qual è il tuo sogno, qual è il tuo obiettivo e quello che stai facendo. Non ti preoccupare. Io so che se sei come me, sei una persona magari che vuole condividere quello che sta facendo, magari con la tua famiglia, magari con persone che ti sono vicine. Ma guarda, se non sei al 100% sicuro che saranno supportive delle tue idee, lascia perdere, condividile solo con te stesso, con il tuo diario, con le persone che saprai che saranno supportive, che ti incoraggeranno e taglia fuori tutto il resto. Non è importante che loro vedano quello che vedi tu, per adesso è importante che lo veda solo tu e forse un giorno anche loro vedranno. Detto questo, ti auguro una meravigliosa giornata, prendi in prestito i miei occhi e ci vediamo presto nella prossima puntata. Ciao da Francesco.